Bentornati amici e benvenuti ad Anfield Road. Questa è la sesta partita del primo turno, partita di ritorno chiaramente. Liverpool-Milan. All'andata a San Siro il Liverpool ha vinto 2-1, quindi parte decisamente favorito in questa gara di ritorno. L'obiettivo è chiaramente la qualificazione agli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente di questo confronto c'è già l'Arsenal, che oggi pomeriggio ha pareggiato 0-0 a Donetsk e in virtù della vittoria della gara d'andata si è qualificato agli ottavi di finale. Il Liverpool è la terza testa di serie che vediamo, il City si è qualificato mentre l'Atletico Madrid è stato eliminato. Vediamo cosa succederà al Liverpool, queste le formazioni, direi subito di cambiare maglia perché sono uguali. Cambiamo quella del Milan, mettiamo la maglia da trasferta, vediamo la terza maglia com'è, bella anche la terza maglia. Facciamo la terza maglia, dai, terza maglia per il Milan, prima maglia classica rossa per il Liverpool. Direi che le tre punte vanno bene, Mané, Roberto Firmino e Salah. Mentre il Milan si presenta con Rebic, Çalhanoğlu, Samu Castillejo, dietro all'unica punta Zlatan Ibrahimovic. Si gioca nel tempio del calcio, l'Anfield Road, che non mi sembra l'Anfield Road, sembra quello stesso del Chelsea. Probabilmente non hanno i diritti. Peccato, perché l'Anfield Road sarebbe stato davvero un bello stadio da vedere. Liverpool-Milan, buona partita a tutti. Salve a tutti, no, no, cari amici. Decisamente non è l'Anfield Road. Facciamo il punto. Avendo perso il match di andata davanti ai propri fan, la squadra ospite oggi deve assolutamente fare il risultato. Questo in teoria ci garantisce una partita interessante, nella quale l'11 visitante deve invece per forza spingere sull'acceleratore e uscire allo scoperto. Esatto, il Milan deve spingere sull'acceleratore se vuole avere qualche possibilità di qualificarsi. L'1-0 per il Milan non basterebbe, quindi deve vincere con due gol di scarto oppure con una sola rete di scarto, ma segnando almeno 3 gol. 3-2 praticamente in caso di 2-1 per il Milan. Si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori. Ecco le formazioni, il tridente del Liverpool: Mané, Firmino e Salah. Alisson in porta, Robertson, Van Dijk, Gomez e Alexander-Arnold in difesa. Mentre il Milan con Donnarumma in porta, Hernandez, Romagnoli, Musacchio e Diego Dalot in difesa, Kessié, Tonali, Çalhanoğlu e Rebic, Ibrahimovic e Castillejo. Calcio d'inizio del Liverpool, Roberto Firmino. Ibrahimovic, attenzione al chiaramento di Ibrahimovic. Castillejo, c'è un po' di spazio, Castillejo! Gran parata del portiere del Liverpool, subito pericoloso il Milan che vuole spingere, vuole vincere il Milan. Bello suggerimento di Ibrahimovic per Samu Castillejo, che impegna così Alisson. Ottimo per Gomez, pericoloso che sì, Ibrahimovic, gol del Milan! Ha segnato il Milan con Ibrahimovic dopo solo 6 minuti. Abbiamo visto subito che il Milan si dà da fare al massimo per cercare di ribaltare il risultato. Il primo gol è proprio del Milan. Ha ammutolito l'Anfield Road. Rivediamo il gol. Perde una brutta palla al Liverpool qua. Che sì, dentro per Ibrahimovic che stoppa di destro e sempre col destro. Batte Alisson. 1-0 Milan. E adesso si fa bella la partita, adesso si fa molto bella, vediamo il controllo e il tiro di destro, bellissimo. Zlatan Ibrahimovic. Pallone lungo in verticale. Romagnoli la sua. Attenzione Salah, Salah se ne va, Salah, Salah, ruba palla Salah, esce Donnarumma, Salah, gol di Mohamed Salah, il pareggio immediato del Liverpool al quarto d'ora. 1-1. Da mostrare ai ragazzi nelle giovanili. Velocissimo Salah, ha rubato palla grazie anche a un contrasto favorevole e poi sull'uscita velocissima di Donnarumma è riuscito comunque a batterlo. 1-1 al quarto d'ora, che partita. Salah che approfitta di un errore del 19, chi è il 19 del Milan? Credo sia Musacchio, forse no, Teo Hernandez, il numero 19, ha sbagliato lui, clamoroso. Rivediamo l'errore di Teo Hernandez che se ne va al posto di andare contro Salah, se ne va e Salah a campo libero e se non ha Donnarumma, ma non può nulla. 1-1. Cambia poco per il Milan, deve comunque fare il secondo gol, in questo caso però si andrebbe a supplementare in caso di 2-1. Tonali ancora, Tonali, attenzione, Tonali, Ibrahimovic, Ibrahimovic! È pericoloso, non bisogna farlo tirare Ibrahimovic. Alisson stavolta molto pronto. Allontana il pericolo. Palla riconquistata in mezzo. Non si regala la palla così a Ibrahimovic, però attenzione Castillejo. Castillejo, Castillejo. E qua forse c'è addirittura il calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore per il Milan.
giallo sembra la risposta adeguata. Cartellino giallo anche per il capitano del Liverpool. Vediamo il fallo subito da Samu Castiglieco. L'arbitro sa. Lo trattiene. Fallo ci può stare. Rigore. Che sì. Attenzione. Che sì contro Alisson. Bisognava provare. Che sì contro Alisson. In ogni modo. Parte che sì, e c'è il gol, il Milan è nuovamente in vantaggio, adesso siamo totalmente pari, 2-1 ciascuno. Nonostante per il Liverpool a Milano e per il Milan a Liverpool. Rivediamo il calcio di rigore di che sì, che spiazza Alisson. Liverpool 1, Milan 2. Attenzione ad Alexander Arnold, Arnold parte il cross, dentro, il tiro, Donnarumma, dai, dai. Finisce qua, un gran bel primo tempo, 2-1 per il Milan, Ibrahimovic al sesto, Salah al quindicesimo e poi rigore di Kessi al ventiseiesimo. Solo gol di scarto tra le due formazioni. Inizia il secondo tempo, 2-1, tutto in equilibrio ora. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini, non hanno altra scelta. Castiglieco, non ci credo! Non ci credo, l'errore di Alisson che è uscito dall'area. Ha perso palla il Liverpool e Samu Castiglieco ha segnato il gol del 3-1 per il Milan. Pazzesco, ora il Liverpool deve fare due gol per passare. Il 2-3 non basterebbe, qualificherebbe il Milan. Rivediamo l'errore di Alisson che non rientra subito in porta. Castiglieco riprende palla e lo beffa. E il pubblico dietro non è molto contento. Chi l'avrebbe mai detto, rivediamo qua la palla persa, chi l'avrebbe mai detto che il Milan avrebbe segnato 3 gol ad Anfield Road? 3-1 adesso, incredibile. Vediamo che decisione prende. Çalhanoğlu cerca di sfruttare gli spazi laterali. Il Milan sta giocando alla grande! Alisson dice di no, calcio d'angolo per il Milan, vicinissimo al 4-1. Cosa sta succedendo? Clamoroso. Questo è il modo di attaccare. Sta giocando alla grande il Milan, rivediamo. Azione pericolosa con Ibrahimovic che impegna ancora Alisson. Grave però rimane l'errore di Alisson sul terzo gol del Milan, che potrebbe risultare decisivo. Calcio d'angolo. Gioco da loro. Castiglieco fuori, vicinissimo ancora il Milan al 4-1. Mané. Shaqiri. Prova il tiro Shaqiri! Fuori. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Entra in campo anche Diogo Jota al posto di Firmino. Ibrahimovic dentro. Castiglieco! 4-1, ma come sta giocando il Milan? Incredibile! Vantaggio di 3 reti. Doppietta di Samu Castiglieco. Liverpool 1, Milan 4. Vediamo Ibrahimovic dentro per Castiglieco che inganna il difensore, batte Alisson per la quarta volta. E a questo punto il Milan ha un piede e mezzo negli ottavi di finale. Ibrahimovic insiste ancora al Milan, Castiglieco se ne va. Tenta addirittura la rovesciata. Opportunità di ripartire. Castiglieco largo per Rebic, ancora da solo Rebic. Alisson. Dominio assoluto del Milan. Davvero, non mi aspettavo un Milan così forte. Sembra di giocare a un paio di difficoltà più elevate. Recupera palla qua Shaqiri. Palla per Jota. La parata di Donnarumma. Che sigilla la vittoria del Milan. Il quarto ufficiale di ormai mostra che saranno sono fuori i giocatori del Liverpool, non ci sono più minuti di recupero. Il Milan è qualificato agli ottavi di finale. Tonali, Krunic. Che sì. Dentro per Ibra. Alisson evita il 5-1 del rigore. Parte cross, Diogo Jota. Minamino. Niente da fare,
fa buona guardia la difesa del Milan, Theo Hernandez, e finisce qua il risultato che non ti aspetti. Liverpool 1 Milan 4. Ibrahimovic che si è doppietta di Samu Castiglieco, inutile il momentaneo pareggio di Mohamed Salah al 15esimo, passa il Milan clamorosamente. Statistiche inequivocabili: 11 tiri del Milan, 10 dei quali nello specchio della porta. Alisson ha fatto i miracoli, anche se il suo errore sul gol del 3-1 del Milan in apertura di ripresa è risultato alla fine determinante. Il Liverpool inesistente praticamente nel secondo tempo. Il Milan dunque si qualifica agli ottavi di finale, dove troverà l'Arsenal. Niente derby inglese, dunque ci sarà Arsenal-Milan negli ottavi di finale. Diamo uno sguardo ai voti, che sono fin troppo bassi per un Milan stellare. 7,5 a Samu Castiglieco, 7,5 anche a Ibrahimovic, 4,5 a Minamino, 7 a Salah, che è l'unico che ha segnato, ha fatto qualcosa. Van Dijk 4,5, Alisson 6, meritava sicuramente di meno di 6 Alisson. E diamo dunque uno sguardo al tabellone, anche se così è difficile capire chi sia passato. Comunque i tre quarti di finale finora sicuri sono Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Borussia Dortmund, Siviglia e Arsenal, Milan. Due inglesi, due tedesche, una spagnola e un'italiana finora. Finisce qua questa giornata, domani nuovamente due partite. Ci sarà il derby italiano tra Napoli e Roma, 0-0 all'andata in casa della Roma, ora si giocherà al San Paolo, o meglio al Maradona Stadium di Napoli. La vincente affronterà la vincente di Bayern Monaco-Valencia, che sarà la partita serale. Il Valencia parte dal vantaggio iniziale della gara d'andata per 1-0. Quindi due grandi partite, sicuramente avremo una seconda italiana qualificata agli ottavi di finale. Vedremo se sarà Napoli o se sarà la Roma. Vi do appuntamento dunque al video di domani. Un saluto a voi tutti, ciao!